questa puntata. Autonomia differenziata e il voto slitta al 16 luglio. Il Consiglio regionale approva le dimissioni di Torselli e Ciolini. Fresu, Servillo e il tango al Festival di Santa Fiora. Tra sogno, fantasia e immaginazione torna in Cantaborgo. È stata rinviata martedì 16 luglio la discussione del Consiglio regionale della Toscana sulla richiesta di referendum abrogativo sull'autonomia differenziata. La decisione è stata presa dalla conferenza dei capigruppo dell'Assemblea legislativa dopo che il gruppo della Lega aveva presentato circa 3.000 atti collegati. Per il 16 luglio sarà convocata una nuova seduta del Consiglio regionale. Credo che sia evidente una contrapposizione oggettiva fra quello che ho avuto modo di definire in aula e il nuovo fronte popolare che ci vede impegnati come Italia Viva insieme a Partito Democratico e a 5 Stelle su una battaglia importante. Non è che si tratta della maggioranza che in questo momento governa la regione, si tratta di tre forze politiche che stanno trovando un punto di convergenza su una questione importante, quella di chiedere il referendum abrogativo di una legge che noi abbiamo definito ingiusta, soprattutto che danneggerebbe, diciamo, le regioni come nel nostro caso la Toscana. Difendiamo gli interessi dei toscani e come tale la battaglia di natura politica. È evidente la contrapposizione, il centrodestra presente in Consiglio regionale sta difendendo le stanze e le prerogative del governo nazionale, naturale ed evidente, si è contrapposto un fronte popolare così come definito, che è molto compatto, molto coeso. Per quanto ci riguarda non è una questione di tempi, si può concludere oggi questa discussione, si può concludere domani, possiamo stare qua tutta la notte, noi non indietreggeremo di un centimetro rispetto al nostro punto di vista, lo abbiamo detto la settimana scorsa in conferenza stampa, questo per dire anche che da parte nostra, da parte del sottoscritto, da parte della forza politica che rappresento il Consiglio regionale c'è stata anche una forma di apertura. Se c'è, la questione è affrontare fra una settimana questa discussione, noi siamo disponibili, ovviamente abbiamo anche il diritto come forze politiche di esprimere le nostre opinioni e come tali massimo martedì prossimo vogliamo deliberare, essere fra le prime regioni in Italia che appunto non soltanto hanno depositato l'atto ma che lo hanno anche portato a casa. C'è stato tanto dibattito, poi a un certo punto il gruppo della Lega ha presentato un numero importante, elevatissimo, qualche migliaia di emendamenti. Mi sono preso la responsabilità di fare quello che ho sempre fatto in questi anni. Da un lato dare la possibilità alle minoranze di fare opposizione, dall'altra alla maggioranza di poter arrivare ad approvare le norme. Quindi si è deciso di fare un consiglio ad hoc il 16 di luglio in cui le minoranze ritireranno tutti gli emendamenti e si discuterà seriamente del merito e non si farà ostruzionismo. Non serve a nessuno, la scelta politica della maggioranza è chiara, noi non vogliamo che l'Italia venga spaccata in due, che diventi un'Italia ancora più fragile e più debole. Dopo la presentazione di 3.000 tra emendamenti e ordini del giorno collegati alle due PDD che chiedono il referendum abrogativo totale o parziale della legge sull'autonomia differenziata, abbiamo ottenuto il rinvio del Consiglio regionale a martedì prossimo pomeriggio, quindi di una settimana, in modo tale che avremo modo di approfondire politicamente e amministrativamente le due PDD che, per quanto ci riguarda, hanno già diversi vizi di forma in termini di approvazione, ricordando che siamo in fase di vacatio legis e quindi la legge non è ancora in vigore, e ricordando che non si possono abrogare soltanto dei comma di alcuni articolati all'interno di leggi e norme, ma esclusivamente l'intero articolato. Quindi noi siamo ancora più convinti della nostra posizione sull'autonomia differenziata, ma siamo altrettanto soddisfatti del nostro lavoro in aula affinché ci sia un voto consapevole da parte di tutti i consiglieri regionali su quello che per noi è un tema centrale per l'Italia intera, che è quello dell'autonomia differenziata e di più potere e competenze alle regioni. Sarà una discussione analizzando le due PDD, ma analizzando anche la legge Calderoli, quindi sull'autonomia, e facendo una valutazione più politica e non prettamente dovuta dall'ideologia, dalla fretta e dalla furia di alcune proposte che forse nemmeno gli stessi consiglieri del PD hanno avuto modo di leggere, protocollandole soltanto venerdì. Il
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità le dimissioni dei consiglieri Nicola Ciolini del PD e di Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Ciolini era subentrato in sostituzione della consigliera Ilaria Bugetti, eletta sindaca di Prato alle ultime elezioni comunali. Al suo posto entra Marco Martini, secondo dei non eletti della lista PD nella circoscrizione provinciale di Prato. Sì, unanime anche sulle dimissioni di Torselli, eletto al Parlamento europeo, e sulla surroga con Sandra Bianchini, prima dei non eletti della lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Firenze 1. Si chiude un cammino importante, perché 4 anni in Consiglio regionale non sono una passeggiata, 4 anni in Consiglio regionale ti insegnano che la Toscana arriva prima di tutto. Io nel discorso di saluto all'Aula ho citato una data, quella del 2 novembre del 2023, che è stata forse la giornata più difficile in questa legislatura per la Toscana, quando 3 province, ma non solo, sono finite sott'acqua. In quella notte credo che abbiamo dato tutti dimostrazione di cosa significa essere al servizio della Toscana. Nessuno di noi ha fatto un minuto di polemica politica, nessuno di noi ha fatto un minuto di attacco politico in quel momento, ma abbiamo deciso di spalare tutti nella stessa direzione, nel vero senso della parola. Quello significa essere consiglieri regionali e amministratori di questa regione. Significa essere da sempre i più di parte di tutti. Noi siamo fiorentini poi abituati a dividerci su tutto e su tutti, ma al tempo stesso essere consiglieri regionali significa che dopo che ti sei diviso e che ti se ne dette in aula di ogni, poi c'è un bene supremo che è la Regione Toscana. Ecco, questo è l'augurio che faccio a chi verrà dopo di noi, a chi verrà dopo di me in Consiglio regionale, a chi verrà dopo di noi nelle prossime legislature, di avere sempre a cuore la Regione Toscana e pensare che questa viene sempre prima di tutto, prima dell'appartenenza politica, prima dell'appartenenza partitica, perché prima di tutto siamo toscani. Ho sicuramente dei temi su cui in questo anno e mezzo, poi non sappiamo bene, ma che voglio affrontare, voglio incidere. Sicuramente il primo tema è quello del lavoro, perché io provengo da quel settore, io sono una manager che si è sempre occupata di lavoro, e quindi questo è il mio tema in cui credo molto, e vedo che negli anni, insomma, non è stato mai fatto molto sul lavoro, sull'impresa, l'impresa naturalmente correlata al lavoro, su un certo target di lavoratori che sono i giovani, le donne e gli over 50. Ma il secondo tema, che è molto attuale purtroppo, è Sollicciano. Sollicciano perché è un problema. L'inferno di Sollicciano è un inferno che non è di qualche mese, è un inferno che va indietro nel tempo, dovuto sicuramente anche a una direzione e una gestione non efficace. Quindi poi mi occuperò di quello che è nell'ambito regionale. Adesso sicuramente la prima volta abbiamo un governo che si occupa di Sollicciano, mandando agenti, dando finanziamenti, ci sono 50 agenti che arriveranno nuovi, che vanno formati però perché sono nuovi. Quindi dal punto di vista regionale però dobbiamo anche pensare che a Sollicciano non c'è psichiatria 24 ore su 24, e purtroppo il ragazzo che è morto qualche giorno fa poteva accedere. Oppure non abbiamo anche la medicina, si fa più che altro medicina difensiva. E vengo al terzo tema, che è l'ottimizzazione delle risorse della regione. Sorrido perché io vengo dal privato, so che l'impresa e tutti noi dobbiamo ottimizzare le nostre risorse, eliminare tutti gli sprechi il più possibile. È un elemento che mi sta molto a cuore, l'utilizzo dei soldi pubblici, a cui collego l'ultimo tema, poi mi zittisco, che è l'autonomia, che è proprio quello di cui stiamo parlando in Consiglio. L'autonomia è uno strumento forte per ottimizzare, oltre che per l'uguaglianza in Italia, per i livelli, assicurare i livelli di prestazione uguali, è anche uno strumento che impone alle regioni l'ottimizzazione delle risorse.
doppiamente felice, appunto, sia per questa mia esperienza nuova, bella anche, e anche per l'elezione di Ilaria Bugetti a sindaca di Prato, quindi mi fa molto piacere. Prendo un testimone importante perché ha fatto un grande lavoro nella sua commissione, alla presidenza della Commissione 2, e anche per tutte le iniziative che ha portato avanti. Quindi sono davvero felice di poter rappresentare il distretto pratese, l'area pratese, nel contesto del Consiglio regionale, anche se ovviamente dobbiamo tutti lavorare per la nostra bellissima regione toscana, però nel distretto abbiamo diverse realtà, non voglio chiamarli problemi perché sono le gestioni, vorrei dire, ordinarie di quelle che è l'amministrazione di un territorio, e quindi questioni molto importanti che riguardano l'economia del distretto, che riguardano il lavoro, e il lavoro giusto che è importante. Su questo dovremo davvero impegnarci nel Consiglio regionale. Ci sono poi tutti i temi ambientali che riguardano anche la nostra provincia, in particolare a me sta a cuore perché ho fatto il sindaco per due mandati nel comune di Foggia Caiano all'interno della provincia di Prato, quindi il grande parco della Piana al quale anche noi come Foggia Caiano abbiamo sempre aderito, quindi tutta la questione che riguarda anche la mobilità, i collegamenti Prato-Firenze che ovviamente hanno un impatto importante sul territorio e che deve vedere la realizzazione di interventi e di opere fortemente sostenibili sul piano ambientale. Torna il Festival Internazionale Santa Fiore in Musica, che andrà in scena da venerdì 19 luglio a sabato 31 agosto, portando nel paese dell'Amiata, storicamente frequentato da musicisti, oltre un mese di concerti. Tra i protagonisti di questa edizione, Paolo Fresu, Peppe Servillo, per ricordarne solo alcuni. Quest'anno facciamo questo 25esimo Festival Internazionale Santa Fiore in Musica, quindi torna la grande musica, grandi nomi, negli scorci e nelle parti più belle del nostro comune di Santa Fiora, del borgo storico di Santa Fiora. Si va dalla musica classica alla musica contemporanea, al tango, veramente abbiamo quindi una musica per tutti i gusti per festeggiare questo 25esimo festival, quindi grandi collaborazioni con orchestre, con la scuola di musica di Fiesole da quest'anno, quindi un tocco di internazionalità, di musica d'autore nel paese di Santa Fiora, che è uno dei borghi più belli d'Italia. C'è tanto entusiasmo, tanta bella gente e veramente la possibilità di portare cultura gratis e di questo livello da 25 anni in questo borgo è una cosa bellissima. Quest'anno abbiamo il ritorno di grandi artisti, di grandi personalità che in questi anni hanno raggiunto i migliori palchi sul panorama italiano e internazionale. E poi abbiamo la possibilità di far tornare da docenti anche coloro che un tempo sono stati allievi dei nostri masterclass. Investire in musica, investire in cultura vuol dire investire in libertà, e ogni iniziativa di questo genere deve avere la voce più alta possibile. A noi il compito di far conoscere questo evento, ed è un modo anche per andare a conoscere, a visitare durante l'estate uno dei borghi più belli della nostra regione. Settima edizione di Incanta Borgo, il festival delle arti di strada che dal 2016 incanta Sinalunga con i suoi spettacoli itineranti di musica, teatro e danza. Il 19, il 20 e il 21 luglio il centro storico di Sinalunga è pronto ad accogliere grandi e piccini con tantissimi spettacoli. Come ogni anno, oramai il terzo fine settimana di luglio, riproponiamo questa iniziativa, questa fantastica manifestazione che ci accompagna oramai da anni, oramai radicata nel territorio. Siamo entusiasti di riproporla ancora una volta, perché poi oltre ai cittadini che ce lo chiedono è diventata una manifestazione di risonanza, diciamo, regionale e anche interregionale, quindi richiama persone, migliaia di persone, insomma, anche dalle regioni vicine. Insomma.
insomma. È una manifestazione che ha i suoi fondamenti su quello che è l'arte degli artisti di strada, quindi facciamo parte di questa organizzazione, insomma, e quindi ci fa piacere ospitare nel nostro borgo, insomma, degli spettacoli importanti, diversi. È una manifestazione nel nostro territorio inusuale, proprio perché offre spettacoli che non si vedono abitualmente, ecco, quindi questo è anche l'invito che facciamo, perché gli artisti di strada comunque riescono ad emozionare in maniera particolare, essendo uno spettacolo improvvisato, anche se dietro c'è molto lavoro, nel contesto del centro storico. Insieme agli spettacoli, la possibilità di visitare il borgo di Sinalunga, che è un bellissimo borgo medievale, che apre le porte sia alle chiese, al teatro, a tutte le stanze etrusche, a tutte le attrazioni che ha a livello culturale, ed è la possibilità di conoscere un luogo che però è ambientato in un contesto che non è usuale, quindi è assolutamente diverso, ma piacevole, che richiama tante persone.